Buonasera signore e signori, sono S88, benvenuti con una nuova parte della nostra speedrun. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero incasinati perché era un po' che non registravo, vi dirò anche il perché. Allora io voglio evitare quell'allenatrice. No! Mio Dio. C'ho tutti i Pokémon distrutti, ovvero Tepig, perché gli altri sono andati KO e non avevo voglia di riutilizzarli. Questa ha un Marip a livello 7 e noi non sappiamo proprio come sconfiggerla, perché il nostro Tepig a livello 12 non ce la farà mai. Comunque sia, era un po' che non registravo. Grandissimo Tepig, perché appunto ho avuto molto da fare con il lavoro, non trovavo mai veramente 5 minuti liberi per registrare. In una settimana, tipo settimana iper impegnata, sempre al lavoro, poi quando tornavo a casa uscivo anche per forza, insomma qua le giornate iniziano a farsi un po' più calde, cioè, si esce di più, e quindi sì, diciamo che è venuto meno, diciamo, la voglia di cosare, di registrare, ma anche per ovvi motivi, insomma. Specialmente per quanto riguarda, mi sta laggando anche il peggio DS. Anche per ovvi motivi, insomma, non ho potuto registrare per il lavoro. Insomma, non è che posso stare ogni 5 minuti al computer a registrare. Prima avevo delle parti ma che magari mi ero già preparato e tutto il resto. Adesso invece no, non c'avevo niente di pronto, quindi ho dovuto un attimino, io la volevo sfidare questa perché, ecco, fatto. Non c'avevo niente di pronto, di bello preparato, e quindi mi sono ridovuto registrare, cioè sto riregistrando qualche nuova parte, insomma, anche per il più avanti, perché appunto il tempo inizia a calare sempre di meno, specialmente, insomma, per il lavoro, quindi non è che uno può stare sempre fisso, poi la sera uno fa tardi, tipo le 3, 4, e quindi la mattina dormi, il giorno ti svegli e vai al lavoro. Comunque sia, spero di riprendere il ritmo, anche perché era un ritmo costante, quasi una volta al giorno c'era una nuova guida, poi una volta alla settimana è andata un po' scemando, però cercherò di recuperare appunto. Quest'oggi ci ritroviamo alla nostra speedrun di Base Black, che ho notato praticamente oggi, perché dico, ma a che parte siamo arrivati? Sono andato a vedere e noi, cioè io non ho scritto assolutamente, credo che questa in realtà sia la terza parte, però tecnicamente ma è molto più carino così, speedrun senza parti, 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 brutto colpo di Tepig. E ho visto che mi avete detto di lasciare a casa Tyrog e proprio distruggerlo, non lo vogliamo. E quindi non lo terrò né quello né nei Tyrog, perché tanto, cioè, non mi va di tenerli. Catturerò altri Pokémon, spero il più presto possibile, quando questo Pidove se ne andrà. Comunque sia, ho ordinato un gioco online da Amazon UK, quindi mi doveva arrivare tra ieri, oggi, domani e domani l'altro. Quindi appena mi arriva ci faccio subito l'unboxing e poi ve lo presento. Non è niente di speciale, cioè non è che ho ordinato la Xbox One, la PS4, Titanfall o roba varia. Però insomma è un gioco che sinceramente a me piace e spero di potervici portare qualche gameplay, qualche cosa. Ovviamente per l'Xbox, però insomma mi sono attrezzato un pochino, forse riesco anche a portarvi qualche video di più. Magari anche su Ghost, anche se insomma l'unico... Ma che cavolo, l'unico gioco a cui gioco su Xbox, anche perché Black Ops 2 oramai mi è venuta a noia, cioè parecchia gente è tornata lì come avevo fatto io, perché Ghost faceva schifo. Adesso stanno tutti su Black Ops 2, è ritornato come era una volta, ingiocabile se non sei connessionato, e sono tornato io su Call of Duty Ghost, dato che l'hanno patchato. Secondo me l'hanno anche migliorato, hanno ripreso alcuni punti. Non è certamente il gioco più bello del mondo, però sicuramente mi diverto di più che a Black Ops 2, anche perché oramai sono maestro prestigio, ho tutto sbloccato e non c'ho manco voglia di rigiocarci. Quindi,
preferisco giocare a Ghost. Proseguiamo alla ricerca di quell'hardware scomparso, oramai è diventata, ottiene un punto esclamativi, grazie. Oramai è diventata una sola, cioè all'inizio sono tutti uguali, almeno mi paiono. Dai, giù. Vediamo di trovare qualche altro Pokémon. No. Forse ho sbagliato io strada. Eh sì, alla grande tra l'altro. Allora, ritorniamo su. Voglio andare di qua. Ok. Un altro Tyrogue. E poi, tra l'altro, chi mi dice che è inverno? In realtà dovrebbe essere collegato a tipo l'orologio e il coso del computer. Ma noi non siamo in inverno. Anzi, siamo in primavera, quasi estate. Non vedo l'ora che arrivi. Prendiamo una Pokéball e troviamo un altro punto esclamativo. Un'altra pozione, bene. E poi qua finalmente troviamo l'hardware che è catturato dal team Galassia. Cattivi, cattivi. Dai, su. Bravo. Mi lancia l'MT che contiene frustrazione, l'MT21. Ovviamente non la insegniamo a nessuno perché i nostri Pokémon ci vogliono bene. E Ardier, cai, cai. Perfetto, ritorna il padrone. O la padrona, non lo so, padrone, padrone. Padrone è una parola brutta, molto forte. Un tipo da schiavo negro. Padrone, padron Frodo. Ok, te ne vai per favore, grazie. Bene, proseguiamo. E ritorniamo. Andiamo, mi sembra, ad affrontare adesso Azuril. Dovremmo affrontare il capolestra. Pare di sì. Solo che speravo che Tepig si evolvesse prima dell'affronto del capolestra, anche perché non vorrei dopo trovarmi in difficoltà, eccetera, eccetera. Tanto loro non ci danno e non mi ridanno niente. Ok, proseguiamo. Percorso 20, sempre giù a sud. Quegli allenatori l'ho sfidati. Ok, andiamo a Sventuria. E là vedo che hai consegnato la mappa città del tuo amico. Noto con piacere che in pochissimo tempo tu e la tua squadra avete fatto passi da gigante. Bla bla bla. E adesso qui bisogna sfidare questi due ragazzi, mi pare. Allora, questi e poi. Aspetta, chi era il capopalestra? Non mi ricordo mica. Boh. Cioè, era. Ah no, è Coron. Sì, quello con capelli neri e gli occhiali. Sì. Che poi non ho mai capito se è un uomo o una donna. Vabbè, quella lì. Allora, qui dobbiamo affrontare queste due. Questi due scolari. C'hanno le due scimmiette. E almeno penso che Tepig mi si evolva. Mi sembra, mi ricordo al 14, poi o in realtà tipo in realtà era il 29. Vediamo. Tepig sta al livello 14, secondo me non si evolve, non si evolve mai. Snivy. Anche Snivy questo. Mi ricordo loro avevano soltanto le scimmiette, per questo che sono andato a colpo sicuro. Diciamo Basseve, usiamo. Perfetto. Facciamo 200 Pokémonete. La gente quando ti dice come vuoi pagare, contanti o banco, Pokémonete. Nice try, Mr. Fox. E questo c'ha quello d'acqua. Mi rende molto l'idea che il suo prossimo credo che sarà. Oddio. Non mi viene mai, Oshawott, ecco. Sto tentando anche di recuperare. Cioè, i miei amici sto sentendo se hanno tipo il 3DS o roba varia per registrare la guida X e Y. Però ce n'è solo un mio amico che abita però a pff, quanti 100 km. No vabbè, forse sì, è quasi 100 km da casa mia. E quindi non penso che me lo possa dare. Cioè veniva a scuola con me. Se andavamo ancora a scuola sicuramente me lo sarei fatto imprestare per per registrare, lui me l'avrebbe dato volentieri. Purtroppo però sta a mille mila miglia di distanza. E quindi no. Ok, non mi interessa. Grazie, ciao. Andiamo giù. Ritroviamo, parliamo con questo doctor. E ci regala il box premi. Io non lo volevo, però. No, ho sbagliato. Ho pigiato no, invece che sì. Dai, non me ne frega niente di questi premi. Su. Ok, mi hanno chiamato dal lavoro. Che figura. Anche perché, cioè, la mia collega non mi ricordavo nemmeno. Cioè, non pensavo che era lei.
Comunque sia, riprendiamo. Andiamo a curare la nostra simpaticissima squadra composta da solo Tepig. Quell'altro li tengo però perché tante le volte, metti caso vado in difficoltà, almeno so chi curare. Li farò da spalla. Ok, via, riproseguiamo. Andiamo a curare la nostra squadra e dopodiché dovremo andare a affrontare. Ah, che fava. Oddio, ecco perché non, cioè non mi piaceva Pokémon bianco, nero e 2. Perché c'è ogni 30 secondi qualcuno che chiacchiera. E quindi vi dicevo che se qualcuno abita, boh, tipo a 10 km da casa mia, non lo so, cioè io non lo so, e possiede un Nintendo 3DS e non ci gioca, me lo voglio prestare per giocare e registrare la guida Pokémon XY, fatemelo sapere, non c'è assolutamente problemi. Lo farò. Ok, via, scampato pericolo. Usciamo. Ok. Alisopoli. Ah, eccola, qui dovremo affrontare Komor, il capopalestra. Mi sembra che si chiama Komor, non vorrei dire una baggianata. Vediamo. Un'altra volta. Acqua fresca. Acqua fresca che tra l'altro è un giocatore che era anche forte. Io mi ricordo quando giocava faceva dei gol assurdi. E poi tra l'altro acqua fresca o acqua viva mi pare. È vicino Roma, dopo Roma. Si vede dall'autostrada mi pare. Si chiama acqua viva o acqua fresca? Una delle due però mi ricordo che c'era. Ok, questo manda in campo un Rattata a livello 10. Mamma mia. Allora, con Tepig usiamo Nitro Carica. Che tecnicamente Tepig dovrebbe essere più forte, infatti, in attacco che in attacco speciale. Whismur. A livello 10 anche lui, sì. Nitro Carica. Benissimo. E poi Snubbull. A livello 10 anche lui. Esatto, femmina ovviamente. Snubbull maschio non credo che ci sia. Il che mi rende l'idea, ma come fanno a riprodursi? Perfetto, usa fascino, quindi il mio attacco cala a picco. Dimunisce di molto. E però penso che la sfida con Komor ve la faccio vedere nella prossima parte. Anche perché voglio editare e uploadare questo video il più velocemente possibile. Così almeno ve lo trovate subito. Se no, veramente. Se smetto tra un po' ho da fare. Perché devo andare a correre. Ho ricominciato anche quello. Poi devo andare a lavoro. Quindi edito. Stasera magari torno a casa. Esco. Cioè c'è la Juve. Poi esco. E quindi magari tra una cosa e un'altra non ve lo carico. Magari vi faccio aspettare altro tempo e non c'ho voglia. Quindi affrontiamo oramai anche quest'altro allenatore. Brutto colpo, grandissimo. Maialone Tepig. Iglybuff. Spero che si evolva prima di questi. Di Komor. Così almeno potrebbe imparare pugno rapido, pignito, sberle tese, quello che era. Iglybuff ha una grande resistenza. Botta, che botta. Usiamo un nitro carica di nuovo. Boom. Ok. Vediamo. 16, dai. Ah, Cleffa, c'ha anche Cleffa. Tepig dovrebbe avere quindi più 3 di velocità con questa o più 4 con questa. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo sconfitto il più velocemente possibile. Dai, evolviti. No, non si evolve. Comunque sia, nella prossima parte affronteremo il nostro caro amicissimo Komor, capolista di Alisopoli. Io spero che questa parte vi sia piaciuta. Devo essere ritornato, vabbè, tanto che è. Votate, commentate e iscrivetevi come al solito. Un ciao da Shot88. Ciao ragazzi.